I lucani si recheranno alle urne il 17 e 18 novembre prossimi per eleggere il nuovo governatore e i consiglieri che andranno a comporre il nuovo Consiglio regionale. A stabilirlo il TAR di Basilicata, che ha respinto il ricorso presentato da due cittadini a cui si sono accodati otto consiglieri regionali: Francesco Mollica, Alfonso Ernesto Navazio, Antonio Autilio, Alessandro Singetta, Gatino Mancusi, Franco Mattia, Nicola Pagliuca, Rocco Vita, Vito Gaudiano e Paolo Castelluccio. I motivi alla base del ricorso: il mancato impulso del Ministero dell'Interno sull'individuazione della data delle consultazioni e un'erronea interpretazione rispetto al numero dei consiglieri da eleggere. Ricorsi che il TAR ha definito infondati, in quanto l'ordinamento giuridico per quanto riguarda la data delle elezioni non stabilisce nessun atto formale del Ministero dell'Interno e in riferimento al numero dei consiglieri dopo l'introduzione dell'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale, quest'ultimo non riveste nemmeno per un secondo la carica di consigliere regionale, perché viene eletto direttamente dal popolo alla carica di presidente della regione.